Ferracalza Teatro 2011, l'energia dell'errore, così l'ha chiamata il direttore artistico Gigi Bruso, e siamo qui con Emma Dante per guardarti meglio. Ma per guardarti meglio, una storia vera, da chi hai preso ispirazione? No, è ispirato a una storia vera, ma in realtà poi io l'ho riscritta, ci ho ricamato su, di vero c'è soltanto che la confessione di questa ragazzina, insomma adulta, poi diventata adulta, che racconta di queste molestie fatte dal nonno quando era piccola. Poi per guardarti meglio è una frase del lupo cattivo in cappuccetto rosso, per cui quando lei gli dice che occhi grandi che hai, e lui le risponde per guardarti meglio. Ma in realtà questo studio, perché qui è ancora in una fase di studio, poi diventerà uno spettacolo, e poi il titolo credo che cambierà, non sarà questo, insomma, perché ho appena finito la trilogia degli occhiali, per cui mi sembra un po' bizzarro chiamare un altro il prossimo spettacolo per guardarti meglio. Però è anche simpatico. Sì, ma insomma, ci sono anche altri titoli che aspettano di essere indagati. Buongiorno, coi monaca alla vista, ma chiesa comunitaria. Ciao, bella bambina, come ti chiami? Diciamo male, hai detto male. Mi chiamo Cappuccetto Rosso. Sto andando dalla nonna a portare le focacce! I miei complimenti alla mamma per questo bellissimo nome! Ma... senta a me, Cappuccetto Rosso! Parliamo di questa focaccia! Il lupo in questo caso chi è? Il lupo è il pedofilo, cioè il... è la persona, diciamo... orrenda di tutta questa storia, per cui è identificato in questo personaggio comunque, no, senza togliere niente, cioè senza, perché lupo, non è che vogliamo dire che i lupi sono, il lupo insomma nella favola di Cappuccetto Rosso, questo nonno usa questa favola per irretire la nipotina, per cui in questo senso il lupo è cattivo, ma il lupo non è cattivo. Il lupo non è cattivo assolutamente. Poi per gli indiani è un animale sacro. Appunto. Riuscivi che anche se era amica, sapevo capire le cose della vita. Perché non è vero? Un tu conto tutte cose io. E che sei una signorinella. Precisa tua madre sei. Allora me lo posso mettere il vestito della mamma? Ma perché che non ti piace? Guarda, sta troppo bella sei. Amone, perché che blurino che riprendiamo? Non si dice cambiolino, si dice mandolino. Oh, stesso, che tu chi è? Amone, allestiamo. Cappuccetto rosso. Senza mantellina. Cappuccetto rosso, vieni avanti, la porta è aperta. E tutte queste bambole, tutti questi carion che abbiamo dietro qui, proprio alle nostre spalle, è sempre per ricordare il discorso della bambina e che si rimane bambini, o che c'è qualcosa che in effetti magari vogliamo dimenticare ma che ci portiamo sempre dietro? Sicuramente la nostra infanzia ce la portiamo sempre dietro, e quindi i nostri giocattoli, questi colori, insomma le musiche della nostra, di quando eravamo bambini, ce li portiamo dietro. A maggior ragione qui in questa storia questa bambina è intrappolata dentro questa stanza dei giocattoli, perché questa stanza dei giocattoli è la stanza degli orrori, quindi non riesce a liberarsene, anzi in questo lavoro il tentativo che è stato fatto è stato quello proprio di plastificarla, cioè renderla prigioniera di un mondo di plastica, appunto quello delle bambole, perché lei non riesce a liberarsi di questo incubo. D'altra parte un bambino che subisce una cosa del genere da piccolo, questa cosa gli rimarrà tutta la vita dentro come una specie di cosa mostruosa, per cui questi giocattoli che possono sembrare così belli da vedere, così appunto, come dire, anche teneri, in realtà innocenti, nascondono invece una grande tragedia, una grande sofferenza. Girami sempre la testa, a destra, a sinistra, che magari mi facciamo solletti, cominciate a sciogliere la faccia e non mi cuoci. Caraccia, ma se non mi cadra così, piano piano, ti tengo meglio sulle spalle. Con le mutande mi uccido, lo capisci? Amone, che te tengo meglio, se sono rai.
Io cavo! Brava, mi sono piantata, sei brava! Sono la mia, io per insegnare! Amore, che cosa? Di mano! Vedi, che cosa? Vedi, ah, guarda, forse! Se vuoi insegnare, è brava! Amore, è brava! La scelta delle due attrici? La scelta delle due attrici intanto in realtà risale a 10 anni fa, perché questo lavoro, questo studio è nato 10 anni fa con le due Sabrine, si chiamano tutte due Sabrine, con Sabrina Petix e Sabrina Recupero, quando appunto ci siamo messi un po' a lavorare su questo tema, diciamo, ma era totalmente diverso. Poi quando appunto abbiamo deciso di lavorarci ancora, dopo 10 anni, è cambiato tutto, abbiamo trovato, il tema è rimasto sempre lo stesso, la pedofilia, però abbiamo trovato, abbiamo identificato una storia, insomma, una piccola drammaturgia. Quando si era mamma mi cava, me ne stavo le ore a scegliere la mano nelle lenzuola, ma niente, mi stavo sempre umida, appiccicosa, tant'è che mia madre ha sempre pensato che a me mi sudano le mani per l'ansia. Ma quando mai, quale ansia? Io lo so, solo io lo so che non è così. Le mie mani sono fatte di sperma e piscia di mio nonno. Per sempre.